Sul suo blog Beppe Grillo annuncia una nuova espulsione, quella del consigliere regionale emiliano Andrea De Franceschi. E intanto continua il tour nelle varie città italiane, oggi era la volta di Reggio Emilia e Bologna. L'inviata Monica Giandotti. Il nano ha detto che io sono cattivo. Io per il nano, perché vuole spaventare la gente della mia età, i settantenni, che dico state attenti, quello lì arriva, gli taglia la pensione. È vero, io la taglio, la tagliamo la pensione, mettiamo un bel limite a 5.000 euro lordi, di massima, e con la differenza portiamo su le mie. La due giorni emiliana di Beppe Grillo parte da Reggio Emilia ieri sera in piazza Prampolini, un comizio di 1 ora e 20 in cui il leader 5 Stelle torna anche sulla vicenda Expo. Questo è Bettino, va in televisione a dire la politica deve star fuori dall'Expo. Ma come fa a star fuori se è totalmente dentro? È totalmente dentro. Dato che la politica deve stare fuori, nel decreto legge casa, articolo 31 di oggi, sono stati dati 25 milioni all'Expo e dai dove li prendono? Delle accise sui carburanti. Stanno continuando a finanziare un'associazione a delinquere. Porca di una puttana, noi vediamo gli atti, vediamo le leggi. Dal palco Grillo tuona anche contro il presidente Napolitano. Se vinciamo le elezioni, dice, faremo una gita a Roma. Giorgio dovrà andare a Cesano Bosconi con Berlusconi e chiederemo nuove elezioni. Intanto oggi Beppe Grillo è anche passato a Mirandola a consegnare un assegno per le zone terremotate. Una visita breve in una mattina segnata da un'altra espulsione tra i 5 Stelle emiliani, quella del consigliere regionale Andrea De Franceschi, motivata, secondo quanto riporta il blog, dalla censura della Corte dei Conti nei confronti delle spese dei gruppi consigliari, tra cui appunto i pentastellati. La sospensione di De Franceschi azzera le presenze grilline in consiglio regionale e si aggiunge alle frizioni non risolte con il sindaco di Parma Pizzarotti, che infatti ieri faceva registrare la sua assenza in piazza Reggio Emilia. Beppe, solo una domanda, è mancato Pizzarotti stasera? Sulla vicenda De Franceschi immediata la reazione dell'ex consigliere 5 Stelle Giovanni Faria, che dice la Corte dei Conti è un pretesto, De Franceschi era già in lista d'attesa. E poco fa in una nota De Franceschi, il consigliere regionale espulso dal Movimento 5 Stelle, ha chiarito di aver sempre agito con trasparenza e onestà e per questo, dopo il rilievo della Corte dei Conti, farà ricorso al TAR.